Iniziamo subito la seduta del question time, incrociando i consiglieri e gli assessori presenti. Direi di procedere con l'oggetto 144, un'interrogazione del consigliere Smacchi all'assessore Barberini, sperimentazione temporanea degli interventi di assistenza in diretta ai soggetti affetti da gravissime patologie invalidanti associate a malattie rare. Prego, consigliere Smacchi. Sì, grazie Presidente, buongiorno ai colleghi, buongiorno all'assessore Barberini. Quando il 31 luglio di quest'anno ho presentato questa interrogazione, devo dire che vi erano delle preoccupazioni notevoli per quanto riguarda la possibilità di prorogare le misure relative alla sperimentazione temporanea degli interventi di assistenza in diretta ai soggetti affetti da gravissime patologie invalidanti associate a malattie rare. Ora, questa interrogazione viene in aula nel momento in cui è stato presentato il bilancio di previsione che oggi andremo ad approvare e quindi alcune certezze rispetto almeno alla proroga relativamente all'anno 2019 vi sono e quindi c'è anche uno spirito diverso nel presentarla. Assessore, in data 21 aprile 2017 la Giunta regionale con delibera numero 454 ha disposto la promozione di azioni da parte delle aziende sanitarie regionali finalizzate ad integrare l'offerta di assistenza a persone affette da gravissime patologie invalidanti associate a malattie rare. Queste azioni prevedono l'erogazione di un assegno mensile dell'importo di 1.200 euro rivolto alle persone non autosufficienti con gravissime patologie invalidanti associate a malattie rare assistite presso la propria abitazione. Contestualmente è stato confermato il contributo mensile di 600 euro per soggetti con grave o gravissima disabilità non associata a malattia rara. Questi assegni di cura sono destinati a sostenere le funzioni del familiare, cosiddetto caregiver, nell'impegnativo compito di assistenza al paziente. Il periodo di sperimentazione ha preso avvio in data 1 maggio 2017 ed in prima istanza ha avuto la sua conclusione il 30 aprile 2018. La Giunta regionale ha poi prorogato questa importante misura a sostegno dell'assistenza domiciliare fino al 31/12/2018. La finalità di questo intervento è rappresentata dalla salvaguardia della domiciliarità, intesa come permanenza nel proprio contesto familiare dei soggetti affetti da gravissime patologie invalidanti, riducendo il ricorso a ricoveri presso strutture pubbliche o private. Queste misure di sostegno esprimono la precisa volontà ad ispirarsi a valori di riferimento importanti quali l'umanizzazione nella presa in carico del cittadino e la centralità della persona nello sviluppo dei servizi assistenziali. I pazienti con patologie siffatte necessitano di un sistema di welfare sempre più vicino, con degli aiuti mirati, molto personalizzati e di un'assistenza il più possibile aderente alle loro esigenze specifiche. Il suddetto intervento è dunque finanziato con il Fondo regionale per la non autosufficienza, ma a carattere sperimentale e temporaneo. L'interrogazione si chiedeva questo, Assessore, di conoscere la reale possibilità di estendere le succitate misure di sostegno oltre il limite prefissato del 31 dicembre 2018 dell'anno in corso e, come dicevo, rassicurazione l'ho vista nel bilancio che oggi andremo a discutere, ma vista l'importanza che questi provvedimenti hanno per numerose famiglie, soprattutto l'interrogazione riguardava la possibilità di verificare la sussistenza di coperture economiche necessarie per trasformare questi aiuti in misure con carattere strutturale e non più temporaneo. Grazie. Grazie, vi prego cortesemente di rispettare i tempi, altrimenti non ci siamo, e do la parola all'assessore Barberini per la risposta. Sì, grazie consigliere Smacchi per questa interrogazione, ci permette di chiarire questo aspetto che in parte è già stato anticipato da alcune richieste del tutto legittime da parte degli organi, degli organi di stampa. L'assessorato per la prima volta in questa regione ha istituito degli assegni di assistenza indiretta
e lo ha fatto con queste progettazioni e con queste determinazioni che sono rappresentate puntualmente nell'istanza a partire dal 2017 e che sono state via via rinnovate sino al 31 dicembre 2018. Questo l'abbiamo fatto con la delibera 454 del 2017, la 639 del 2017 e da ultimo quella, la 544 del 2018, che proroga fino al 31 dicembre 2018 gli interventi di cui stiamo parlando. Solo per far capire quali sono i numeri che hanno permesso e che hanno dato una risposta, sono esattamente, per quanto riguarda le SLA, 36 assegni erogati attraverso la ASL 1 e 43, e questi sono i dati ovviamente del 2018 di cui abbiamo conoscenza in questo momento, 43 sono gli assegni della SLA nella ASL 2. Per quanto riguarda l'intervento di assistenza indiretta a favore della gravissima disabilità e associata a malattia rara, che è una novità che abbiamo introdotto, mentre la SLA in parte è stata solo rimodulata nel corso 2017-2018, la gravissima disabilità e malattia rara, come dicevo, sono 57 interventi nella ASL 1 e 46 nella ASL 2. Ulteriormente la gravissima disabilità, mentre la gravissima disabilità, la malattia rara, l'assegno è di 1.200 euro, per quanto riguarda la gravissima disabilità l'assegno è di 600 euro e sono 235 interventi nella ASL 1 e 176 interventi nella ASL 2. Quindi la valutazione che facciamo come assessorato, che faccio come assessore, è di assoluta utilità di questo tipo di interventi, tant'è che prorogheremo le misure socioassistenziali oggetto della interrogazione e che sono state appunto disposte negli atti regionali che ho appena rappresentato, saranno prorogate e rinnovate anche per il 2019. Per tutto il 2019. La copertura economica, come giustamente ha rappresentato nella interrogazione, potrà essere trovata, o meglio la validità dell'intervento, solo all'approvazione del bilancio che faremo in questi giorni, e quindi già dai primissimi giorni di gennaio sottoporrò alla Giunta regionale la proposta per il rinnovo che sarà attivato senza alcuna interruzione e quindi con effetto a partire dal 1 gennaio 2019. In quella sede, siccome approviamo anche un bilancio pluriennale, vedremo se sarà possibile anche in quella sede garantire un intervento che non si limiti più ad una durata annuale, ma ad una durata che con un orizzonte temporale più lungo. Stiamo acquisendo su questo punto tutti gli aspetti amministrativi possibili per cercare appunto di supportare al meglio questa proposta. Però voglio tranquillizzare in maniera netta: il 2019 sarà ancora un anno dove questi interventi saranno garantiti nei termini che sono stati da me rappresentati e anche indicati nella interrogazione. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Grazie Assessore Barberini. Ma la ringrazio anche a nome di Caterina, la ringrazio a nome di Andrea, di Tommaso, di Silvia, cioè di tutti quelli, e in particolare sono bambini, che questa misura l'aspettavano, questa misura la sognavano insieme ai loro genitori, e lei sicuramente ne è consapevole dell'importanza di avere i genitori vicino, soprattutto quando ci sono patologie così gravi. E quindi credo che questo è un elemento identitario, ancora una volta, di questa maggioranza, di questa coalizione, di questo mandato. È per questo che faremo di tutto per far sì che diventi strutturale, almeno per i prossimi 3 anni. Grazie Assessore. Grazie Consigliere, andiamo avanti. Abbiamo concordato di passare all'oggetto numero 170, un'interrogazione rivolta all'Assessore Paparelli da parte del Consigliere Lionelli, ordinanza antirumore nei confronti della Molini Fagioli di Magione. Prego Consigliere Lionelli. Sì, grazie Presidente. Questa è una vicenda che è stata abbastanza sulle cronache locali degli ultimi giorni.
Cosa riguarda? Riguarda appunto questa realtà importante, produttiva del nostro territorio, la Molini Fagioli. La Molini Fagioli ha una storia antica, comincia nell'anno 1947. Nel corso degli anni la società entra a far parte di un gruppo più importante, attraverso però chiaramente l'impegno di un piano di investimenti che ha intensificato in maniera importante la capacità di stoccaggio dei prodotti finiti e l'automazione della fase distributiva. Insomma, una realtà che dal punto di vista di impresa funziona, funzionato in questi anni, e che chiaramente però negli ultimi giorni ha visto una criticità importante, cioè una sentenza del Tribunale di Perugia emessa nei confronti di tale azienda, alla quale appunto viene imposta la cessazione dell'attività produttiva dalle 19 alle 7 di mattina e dalle 14 alle 16 per ridurre l'impatto del rumore. Ora dobbiamo considerare però che questa disposizione pone le criticità, perché l'azienda ha un ciclo produttivo di 24 ore, fermare le macchine sappiamo tutti quello che significa, lo spostamento delle merci, il carico e scarico significa la chiusura dell'attività con conseguente perdita notevole di posti di lavoro e un indotto di ampio respiro che coinvolge fornitori e agricoltori. E considerato anche che l'azienda era in funzione prima che si insediassero nuove abitazioni, no, quelle abitazioni dei cittadini che chiaramente oggi fanno le loro legittime rimostranze. Insomma, è una vicenda chiaramente di gestione di una criticità del territorio. L'elemento che preoccupa è che di fronte a una realtà che, buon per lei, ma buon soprattutto per i dipendenti, ad oggi funziona e non ha segnato evidenti criticità, diciamo, nella produzione, rischiamo che appunto con un provvedimento che non mettiamo in discussione, sicuramente legittimo e preso da tribunale in maniera avveduta e approfondita, però si determina questa criticità. Per cui l'interrogazione è volta a conoscere quale iniziative intende prendere la Giunta regionale per garantire una soluzione ragionevole per la sopravvivenza di questa azienda. Prego, Assessore Paparelli, prego. Grazie, Presidente. Ma la Molini Fagioli di Maggione rappresenta un punto di riferimento sia per gli agricoltori umbri che forniscono materia prima, sia come fornitore di farina e partner di filiera. Occupa 28 persone direttamente, con importanti impatti occupazionali ed economici sull'intera filiera produttiva. Oggi processa circa 60.000 tonnellate all'anno di grano, di cui 2/3 provenienti dalla nostra regione e da clienti importanti, marchi nazionali e internazionali. Al fine di garantire questa qualità, peraltro, ha stipulato accordi di coltivazione che impegnano alcuni fornitori a seminare e coltivare grano secondo i disciplinari imposti dall'azienda, per cui alcune produzioni di filiera sono importanti, come la farina per l'infanzia, baby food. Inoltre, negli anni ha acquisito anche certificazioni importanti. Dal 2007 al 2008 la Molini Fagioli è coinvolta in questa vicenda giudiziaria a seguito di un esposto presentato da alcuni residenti di abitazioni localizzate nelle immediate vicinanze della fabbrica, che denunciano un elevato livello di rumorosità dello stabilimento. All'epoca, dopo il primo, diciamo, esposto, a seguito di alcune misurazioni effettuate dall'ARPA, si è rilevato uno sforamento in alcune fasce orarie del limite di accettabilità sonora. Conseguentemente il Comune di Maggione all'epoca impose un piano di abbattimento del rumore. Poi c'è stato un ulteriore esposto che ha portato l'azienda a ulteriori modifiche ultimate nel 2014, e nel maggio 2016 c'è stato il terzo esposto dei ricorrenti e il giudice incaricato ha nominato un CTU con l'obiettivo di verificare il livello di tollerabilità e il livello di accettabilità. Dalle misurazioni risultò che la Molini Fagioli non era mai entro la soglia di tollerabilità e non raggiungeva nel 100% dei casi la soglia di accettabilità. A seguito di queste rilevazioni il giudice ha deciso di applicare il criterio di tollerabilità, ordinando dei turni di lavoro dalle 7 alle 14
e dalle 16 alle 19 con domenica e festivi esclusi. Nel dispositivo dell'ordinanza si evince che la giurisprudenza in materia di immissioni rumorose ha assunto un'interpretazione costituzionalmente orientata, sicché il criterio di tollerabilità viene utilizzato piuttosto che quello di accettabilità. A fronte di questa ordinanza c'è stato un reclamo da parte dell'azienda stessa che è stato rigettato dal Tribunale confermando le disposizioni di primo grado ai sensi dell'articolo eccetera eccetera 844 del Codice Civile. L'ordinanza emessa con operatività dal 1 gennaio 2019 mette a rischio, a detta dell'azienda, come così anche sottolinea l'interrogante, la prosecuzione della produzione in quanto l'attività molitoria richiede un ciclo produttivo continuo. Tenuto conto del ruolo dell'azienda, quindi la Regione il 27 novembre scorso ha svolto un incontro con il responsabile dello stabilimento in qualità di rappresentante del gruppo Molini Fagioli per esaminare in maniera puntuale la vicenda e gli effetti che i limiti di operatività posti al Molino dall'ordinanza del Tribunale di Perugia avrebbero sui livelli produttivi ed occupazionali dell'azienda stessa. In quella sede abbiamo ribadito non solo la disponibilità e l'interessamento alla vicenda nel quadro delle nostre competenze ovviamente e delle nostre responsabilità, sapendo che c'è un'ordinanza diciamo passata ormai in giudicato con giudizio di secondo grado, ma anche messo a disposizione la strumentazione disponibile dalla Regione. Successivamente siamo stati informati dall'azienda della volontà della Prefettura di Perugia di favorire un incontro, di aprire un tavolo sulla vicenda tra le parti in causa, soggetti privati ed azienda. E quindi abbiamo espresso il nostro impegno alla partecipazione e nel rimarcare con forza il ruolo dell'azienda con riferimento al sistema produttivo e alla filiera dell'area e di convocare una riunione successiva in Regione e un tavolo all'esito della vicenda di questo tavolo della Prefettura di Perugia. Assessore, mi raccomando il rispetto dei tempi. Prego, consigliere Leonelli, per la replica. Sì, grazie Assessore. È evidente insomma, che la vicenda ha dei profili ormai che si giocano su altri tavoli, il Tribunale, il passaggio in giudicato, il rigetto del ricorso, questo lo sappiamo. Mi convince però il lavoro, l'atteggiamento della Giunta regionale che chiaramente non lascia sola l'azienda di fronte a questo tipo di criticità, perché potrebbe benissimo lavarsene le mani dicendo ci dispiace, purtroppo il Tribunale così ha deciso, non possiamo fare niente. Mi sembra invece giusto e direi anche apprezzabile l'atteggiamento di chi comunque, ovviamente nel rispetto delle proprie competenze, è disponibile non solo ad ascoltare i problemi e diciamo in qualche modo le criticità emerse, ma anche diciamo a dare un contributo fattivo in quei tavoli. Mi convince anche l'idea di riconvocazione dopo il tavolo della prefettura presso la giunta regionale, perché magari tutti insieme appunto si possono trovare quelle soluzioni dove magari ognuno fa la sua parte, ognuno svolge il suo ruolo e chiaramente portiamo magari al minimo i rischi per un'attività che insomma nulla questio sulle rilevazioni fatte, ovviamente ribadisco non è qui il tema, non siamo in un'aula di tribunale, non stiamo giocando il secondo tempo di quel giudizio, però insomma quello che possiamo fare, mi sembra che l'atteggiamento sia un po' questo, è quello appunto di mettere a disposizione tutti i nostri strumenti, tutta la nostra capacità chiaramente di mediazione ma anche magari di intervento per dare una soluzione diciamo più meritevole possibile a questa vicenda che insomma mi pare anche dalle parole dell'assessore sia ben chiara alla giunta e all'assessore stesso rispetto ai rischi che può produrre rimanendo così le cose. Abbiamo quindi l'oggetto numero 147, interroga il consigliere Ricci, risponde l'assessore Cecchini. Prego, consigliere Ricci. Grazie signor Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa con funzione di Presidente in questa fase della stessa Assemblea Legislativa. È una tematica, signori consiglieri regionali, che è afferente al comune di Sant'Anatolia di Narco, ma i cui effetti possono essere incisivamente addotti in ambiti territoriali più ampi.
Nello stesso comune di Santa Anatolia di Narco vi è la presenza di sorgenti di acqua in terreni ad uso civico. Ovviamente tale uso civico è riferito agli interessi della stessa comunità locale e anche attenenti alla gestione comunale. Più recentemente il Comune ha dato in concessione, e questo è il fatto nuovo, la gestione idrica ad una società per azioni affinché l'acqua sia attinta. Ma evidentemente dopo l'attingimento dell'acqua vi è da parte degli utenti la necessità di ovviamente investire risorse per riottenerla con i canoni previsti. E quindi sostanzialmente siamo nella situazione in cui da un bene prevalentemente pubblico siamo divenuti ad un atto nel quale l'acqua viene attinta da tale società e rivenduta agli stessi utenti. La legge 168 dell'anno 2017 su questo è precisa e indica la indisponibilità degli stessi beni afferenti agli usi civici e in particolare fa riferimento anche all'acqua nella dimensione di tutelare gli interessi della collettività, un bene che è strettamente pubblico e anche introduce gli elementi di tutela nel quadro ambientale e paesaggistico. Da tale sintesi che ho appena tratteggiato vi è in atto una dicotomia presso lo specifico commissario attinente appunto agli usi civici che ha chiamato anche in causa per gli atti competenti la Regione Umbria e per la verità il giorno 4 dicembre 2018 è stato anche respinto il ricorso per le eccezioni giuridiche, quindi si entrerà probabilmente nei tempi legali previsti nel merito. E quindi si chiedeva alla Giunta regionale quali saranno le determinazioni e le prospettive di un elemento credo importante, soprattutto e concludo nelle piccole comunità in zone montane, quello della disponibilità nel quadro degli usi civici delle sorgenti di acqua che possono essere date ai cittadini in maniera totalmente gratuita, credo che sia un elemento determinante per conservare le attività e la residenzialità in tali piccoli ma importanti luoghi dell'Umbria. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Prego assessore Cecchini. Sì, ma anche dopo l'entrata in vigore della legge 168-2017 io credo che sia il commissariato la sede dove analizzare tutte le problematiche relative all'esercizio dei diritti d'uso civico da parte degli utenti. In ogni caso, rispetto al problema posto, dove appunto un gruppo di cittadini attraverso il comando di stazione dei carabinieri ha presentato un esposto e il commissariato ha citato il comune di Santa Anatolia di Narco e la regione Umbria ed i cittadini ricorrenti al fine di accertare se le sorgenti richiamate nell'esposto abbiano o meno natura demaniale civica. E non essendo presente al servizio regionale alcuna documentazione relativa alla problematica, è stato richiesto naturalmente al Comune di Santa Anatolia di Narco di fornire tutti gli elementi conoscitivi sulla questione, indicando anche l'ubicazione delle sorgenti. E quindi, con nota dell'ottobre 2018, il Comune di Santa Anatolia ha comunicato che le opere di attingimento ed adduzione sono state realizzate tra il 1911 e il 1920, la data non è così certa perché l'archivio comunale è andato completamente distrutto nel 1943,
quindi comunque molti anni prima che i procedimenti amministrativi in materia di usi civici fossero trasferiti alle regioni. L'amministrazione comunale ha inoltre fatto presente quanto segue. L'affermazione secondo cui il Comune avrebbe dato in concessione la gestione idrica dell'acqua ad una società per azioni che attinge l'acqua da terreni ad uso civico per poi conseguentemente rivenderla ai privati è del tutto inesatta e fuorviante. Dalle sorgenti presenti sul territorio avviene la captazione per l'alimentazione dell'acquedotto comunale a servizio del capoluogo e delle frazioni di Santa Anatolia di Narco. Fin dal 2001 il servizio idrico del Comune di Santa Anatolia di Narco, così come quella degli altri 21 comuni dell'ambito territoriale numero 3, oggi superato dall'Auri, che appunto stabilisce un'unica gestione regionale, è gestito da VUS, un'unica come programmazione regionale, è gestito da VUS, società interamente pubblica, partecipata dai 22 comuni di riferimento, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia, che gestisce l'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognature e depurazione delle acque reflue. L'uso civico delle relative sorgenti, così come quello delle innumerevoli fonti, fontanili ed altro, esistenti sul territorio, è integralmente salvaguardato e non ha nel tempo subito alcuna limitazione. Anzi, nel corso degli anni il Comune di Santa Anatolia di Narco ha effettuato numerose opere di manutenzione e migliorato le condizioni di attingimento della risorsa da parte della popolazione, sia per le esigenze legate alla zootecnia che al pascolo, che più in generale per la salvaguardia dell'esercizio del diritto d'uso civico. Inoltre, all'interno di ogni centro abitato del territorio comunale sono stati realizzati fontanili pubblici a servizio della comunità locale e di eventuali passanti, dai quali è possibile attingere acqua pubblica potabile e gratuita. VUS, soggetto gestore unico dell'ambito territoriale di riferimento, applica agli utenti finali una tariffa per la remunerazione dei costi di gestione sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dalla normativa e dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA. E quindi, detto ciò, come dicevo prima, solo all'interno, diciamo, del commissariato, il commissario che ha la sede e la competenza per l'Umbria e per altre regioni, credo che si possa in qualche modo dare una giusta valutazione rispetto alle questioni poste, anche se mi sembra di capire che dalle informazioni che ha dato il Comune di Santa Anatolia di Narco non c'è violazione di quanto previsto dalle normative vigenti. Grazie Assessore, prego Consigliere Ricci per la replica. Grazie signor Vicepresidente, facente funzione da Presidente in questo momento. Io credo che sia chiaro dall'articolato della legge 168 del 2017 il criterio di indisponibilità nel quadro dell'uso civico delle acque, quindi delle sorgenti presenti. E credo anche che i cittadini di quei luoghi debbano utilizzare l'acqua senza determinare alcuna tariffa, ma utilizzando il bene pubblico per quello che è, nella disponibilità degli usi civici che appunto determinano un criterio di indisponibilità. Peraltro, e concludo, il commissario ha rigettato tutte quelle che erano le eccezioni nel merito giuridico e probabilmente questa sarà una determinazione che anche potrebbe introdurre dei fatti nuovi sul piano giuridico che riguardano appunto la VUS SPA, quindi Ato 3, riguardano la Regione Umbria e riguardano ovviamente il Comune di Santa Anatolia di Narco. Attenderemo ovviamente sul merito quelle che saranno le determinazioni. Mi auguro che la Regione Umbria segua gli aspetti giuridici in maniera
appropriata, efficiente e ovviamente curando gli interessi delle comunità ove ricadono tali sorgenti. Grazie.